Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Allora, non fate altro che chiedermi informazioni a proposito delle situazioni che state vivendo con la Consob. E sono delle domande a cui in questo video cercherò di rispondere. Proprio domande vostre che mi avete rivolto voi di persona, ho detto anziché andare a parlare di altro, parlo di una cosa che sicuramente i ragazzi vogliono sapere, nel senso che è una cosa importante. Io comprendo perfettamente che ci sia un grado di agitazione, ok? È normale che ci sia un grado di agitazione, credo che tutti noi abbiamo sicuramente avuto un timore, chiamiamolo così, per tutto quello che c'è effettivamente. Innanzitutto chiariamo un po' tutto, nel senso partiamo dall'inizio e poi vi parlo di tutto quello che effettivamente di cui stiamo parlando, perché credetemi ci sono veramente tante cose da dire che io assolutamente devo confessare, devo parlarvi e devo assolutamente dirvi come la penso. Partiamo da un presupposto molto semplice. Tanta gente mi dice se c'è un'analogia con quello che c'è stato anni fa, con ovviamente Farsopoli. Non ci sono analogie semplicemente perché quello è un processo sportivo, questo non lo è. Molto semplice. Però vi spiego un po'. Il processo sportivo parlava di una corruzione che poi in realtà nel 2010 è stata revocata e inspiegabilmente ancora oggi noi prendiamo le calunnie. Però prima di iniziare, come al solito ragazzi, vi invito semplicemente ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche, tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti. Ripeto, nuovi video sono io, se vi va iscrivetevi al canale, mettete like al video, attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, sta cosa non fate i tifosi dell'Inter, non fate veramente questa cosa, perché la campanellina delle notifiche è importante, se l'attivate vi arrivano tutti i video e vi arrivano in ordine. Oltre a tutto ciò, ricordo ragazzi, quindi dopo la campanellina vi arrivano tutti i video, ricordo che c'è OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio ed è gratis, la migliore app che c'è con tutte le notizie, e poi trovate anche, che cosa? I miei social, quindi se vi va, seguitemi sui social. Allora, il processo sportivo e il processo attuale sono due cose diverse, perché il processo sportivo è un processo che va a guardare gare che secondo all'epoca, insomma, chi ci accusava erano state ovviamente truccate. Certo, una squadra con 11 fenomeni più tutta la panchina, quindi 22 fenomeni in rosa, aveva bisogno di truccare le partite per vincere, una cosa molto logica. Tanto è vero che nel 2010 sapete bene che, insomma, il processo di Napoli ha confermato che la Juve è stata assolta da quello che effettivamente sono le varie situazioni. Torniamo un attimo ad oggi. Da dove nasce tutto questo? Cioè, perché attualmente la Juve ha dei problemi per quanto riguarda la situazione plusvalenze? Perché nel 2019 Agnelli ha fatto un errore enorme. Ha dato in mano a Paratici una società dal punto di vista economico nel momento in cui Paratici non sapeva gestirla. Quando mai Paratici aveva fatto il ruolo di dirigente economico? Mai. Agnelli ha fatto un errore e gli ha dato il comando economico. Tutto questo ha fatto scaturire una serie di problematiche a livello economico che hanno danneggiato la squadra. Quindi lasciate perdere le altre cose. Questa è la situazione. Ci accusano di aver fatto plusvalenze sbagliate, errate, troppo alte, ci accusano di falso in bilancio, ci accusano della manovra di stipendi, ci accusano di tutto. Nel frattempo ci sono squadre con miliardi di debiti, ma non fa niente. Detto questo, cosa rischia attualmente la società, la squadra, per quelle che sono le accuse? Sul piano sportivo, niente, per come ne so io. Perché non c'è una correlazione fra una plusvalenza sbagliata, un bilancio truccato e la parte sportiva. Qui si sta parlando di multe, quindi di penalizzazioni economiche che potrebbero essere pesanti qualora venissero accertate determinate cose. Quindi si sta parlando di soldi, si sta parlando di multe, ok? Il fatto che una squadra vada ad essere penalizzata dal punto di vista sportivo per delle cose di bilancio non ha logica, semplicemente perché l'Inter e il Barcellona dovrebbero essere già fuori da ogni competizione.
Cioè, in un mondo calcistico che consente al Manchester City di fare ogni anno acquisti straordinari senza curarsi degli interessi economici, in un mondo calcistico che permette all'Inter di avere debiti così, in un mondo calcistico che permette non solo all'Inter, ma anche al Barcellona di avere debiti in continuazione, io non capisco per quale motivo la Juventus dovrebbe subire delle penalizzazioni, perché se li subisce la Juve, le subiscono anche gli altri. E c'è anche una cosa diversa rispetto a qualche anno fa. Quando tanti anni fa c'è stato tutto quello che c'è stato, la proprietà è stata molto carente a livello di appoggio. Cioè, John Elkann e il resto dei soci non ha speso così tanto per andare a difendere la Juventus. Non si è impegnata poi così. Io credo che potesse impegnarsi un po' di più. Avrebbe potuto impegnarsi, avrebbe potuto avere un impatto diverso. Forse anche le tempistiche erano diverse. Tempistiche diverse, eccetera, eccetera. Questa volta la proprietà è molto vicina alla squadra, quindi vuol dire che la proprietà pagherà di propria tasca gli avvocati per cercare di difenderci da questa cosa. Un annuncio a tutti coloro che stanno saltellando da qualche giorno: studiate diritto. Non ce l'ho con voi, ce l'ho con le persone che sono anti-juventine. Studiate diritto, aprite un libro. Okay? Andate ad iscrivervi ad un corso di legge, studiate economia, leggete un bilancio, fate qualcosa per far sì che voi siate credibili. Perché quello che io sto leggendo in questi giorni, radiate la Juve in Serie B, dove? Dove? Devi spiegare dove. Parlare di bilancio? Parliamo di bilancio. Sono laureato in economia, posso parlare di bilancio. Quando tu parli di bilanci truccati, tu parli di alterazioni dal punto di vista economico. Quindi vuol dire che io ho gonfiato i ricavi. Cioè tu mi stai dicendo, tu hai fatto un bilancio, anziché dire che tu ti sei guadagnato 1, hai detto che ti sei guadagnato 30, 50, 1000, 1 milione, 1 miliardo, 2 miliardi, 3 miliardi, 4 miliardi, 5 miliardi, 6 miliardi, 7 miliardi, 8 miliardi, 9 miliardi, 10 miliardi. Lo devi dimostrare. Leggi il bilancio e vedi se ho fatto effettivamente delle manovre che non ci sono. Ok? Che non sono state logiche, che non sono state logiche. Ci sono semplicemente i dati. Ok? Ma tutto questo, tutto quello di cui noi stiamo parlando, il bilancio, le accuse della Consob, tutto il discorso che noi stiamo facendo, che correlazione ha col lato sportivo? Cioè, in che modo io ho tratto vantaggio sul campo da quello che stiamo vedendo? Ho comprato un giocatore con soldi che non erano miei? No. Ho pagato un giocatore con soldi, non ho pagato i giocatori, quindi non ho avuto modo di pagare i giocatori? No, mi sembra che tutti sono stati pagati. Ho truffato qualcuno a livello di trattative? No, mi sembra che qualcuno si sia lamentato. E allora dove sono queste accuse? Sapete il motivo per cui si è dimesso Agnelli e si sono dimessi tutti i membri del CDA? Il motivo è molto semplice. Si è dimesso Agnelli, si sono dimessi il CDA perché le conseguenze nel lungo periodo avrebbero potuto intaccare non solo i dirigenti della Juve, ma anche la squadra. Quindi, molto intelligente, dice, sai che c'è, se mi fanno delle accuse importanti, io faccio un passo perché quello può danneggiare la squadra. Non si sono dimessi perché qualcuno ha fatto pressione. Non si sono dimessi perché c'è un problema. Si sono dimessi per tutelare quella che è la società. Allora, un conto è che a parlare così sono i tifosi. Dicevo, sono tifosi di X, Y, Z. È normale che te parlano così. È gente ti fa un'altra squadra. È normale che si parli così. La cosa preoccupante è quando lo fanno persone che lavorano nel settore. Gente che di lavoro fa il reporter, che fa l'opinionista, che fa l'economia. Gente, io ho sentito gente laureata, no? Che è veramente gente importante nelle grandi università. Dire che c'è una correlazione fra questo e il piano sportivo. Ma dove avete studiato? Dove ha studiato sta gente quei punti Parmalat? Ma sta gente ha studiato quei punti Parmalat, ragazzi? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Allora, mo, io sono buono e io sono sempre tranquillo e bene. Sapete bene quanto io sia tranquillo e quanto sia pagato, calmo. Però quando poi mi girano i 5 minuti, poi dopo chi ci capita, ve lo dico già adesso, eh.
perché io non permetto a nessuno di insinuare che all'interno di questa società costruita col sudore della fronte, non con i soci esteri che davano i soldi, col sudore della fronte, ci siano state delle manovre illegali che possano pregiudicare l'aspetto sportivo. No. Questo lo potete dire a una persona che non ha studiato e che non è competente. A me non me lo dite. A me personalmente non me lo dite perché io vi rispondo e vi dico, ragazzi, guarda che vi stanno prendendo in giro, guarda che vi stanno dicendo delle cose che non esistono, guarda che ci sono delle situazioni che non sono vere. State attenti a queste cose perché se voi non state attenti, probabilmente questa situazione ve la fregano, nel senso che vi mettono in una condizione in cui vi fanno credere a tutto. Non abboccate a queste cose che stanno leggendo, queste cose non abboccate perché sto rivivendo quello che nel 2006. No, 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 no. Non fateli all'occhi. No, no. Non fateli all'occhi. Cioè, vivete la vostra situazione informandovi bene. Perché adesso diranno di tutto. Di tutto, diranno di tutto adesso. Di tutto. Voi avete idea di cosa? Adesso tutto, diranno di tutto. Adesso, Agnelli sarà colpevole pure del riscaldamento globale. Adesso diranno tutto. Quindi dovete stare calmi, vi dovete informare da gente che veramente capisce di quello di cui vi sta parlando, non da gente che è andato via Agnelli, sì, che cosa, sì, che cavolo desulti. Che vai sotto sopra adesso. Cosa cavolo desulti? Cosa cavolo desulti? Ma i neuroni li hai presi in prestito, sono tuoi. Eh? Vi sto dicendo la verità. Va bene, poi sta a voi credere a chi volete credere. Cioè, a me, sinceramente, ragazzi, sinceramente, a me non è che viene qualcosa. Non è che vinco il premio uomo credibile, best man, voglio dire, vinco l'Oscar per la credibilità. A me non viene nulla. Io ti sto dicendo, stai attento da chi ti info, stai attento da dove vai, perché dove vai ti dicono mille cose diverse. Allora, adesso bisogna difendersi e poi si può parlare di responsabilità di presidenti, di allenatore, di calcio, di mercato. Adesso bisogna difendersi perché lo sciacallaggio fatto dalla Juve non può essere più tollerato, ve lo dico già adesso. Non può essere più tollerato. Non può essere più tollerato, eh? Ve lo dico, questa cosa qua non si fa. Non può essere tollerato, ve lo dico già adesso e non ve lo dico più. Dovete ragionare e informare. Fatemi sapere nei commenti.